Ciao Bethes.it, torna Scettola Qualunque, ha fatto 3 film, è stata una maschera comica importante negli anni in cui insieme a Checco Zalone e Antonio Albanese rifletteva con Maccio Capatonda e Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio su personaggi di nuovi mostri. Erano un po' gli anni dei nuovi mostri, arrivavano questi uomini omofobi, razzisti, profondamente truffaldini da un punto di vista legale, amanti del nero ma non come colore della pelle, con un rapporto omofobi, con un rapporto con le donne che non ve lo sto a dire, e di solito facevano schifo anche fisicamente come Checco Zalone, o facevano schifo oltre lo schifo fisico, diventavano quasi horror come Ruggero De Ceglie, dai cazzo, mentre cazzo cazzo, vedete, si somigliavano anche negli intercalari. Il Ruggero De Ceglie dei soliti idioti di Francesco Mandelli, che sembrava Freddy Krueger, quindi si rifaceva una maschera horror del cinema horror. Ognuno lo spingeva, poi Maccio Capatonda faceva Italiano Medio, ma erano tutti uguali. L'ignoranza vinceva, se eri ignorante vincevi, se eri colto dovevi morire. Ognuno di questi comici e autori arrivava a questo personaggio con tagli e attitudini diverse. Un giorno ci divertiremo a fare una classificazione per maschere, perché le maschere sono per me molto importanti. Erano maschere di peggioramento dell'italiano che era stato già peggiorato, del piccolo borghese truffaldino un po' spregevole dell'Alberto Sordi dell'Italia del Boom, che poi era diventato il sessuomane di Christian De Sica dei Cinepanettoni. E poi eccoli qua. Allora, questa la farsa, la farsetta, poi l'horror quasi quasi. Sì, sembrava un film di fantascienza, c'erano armi in Calabria, si andava in giro con i carri armati in Calabria, si esasperava il segno grafico, Albanese esasperava il segno grafico, e c'era ancora Silvio Berlusconi in auge, era il 2011, stava per finire la sua quarta esperienza di governo. Cetto usciva al cinema a gennaio del 2011 facendo 19 milioni di euro, Silvio Berlusconi usciva dal suo quarto governo da Presidente del Consiglio a novembre del 2011, quindi in quello stesso anno, quell'anno si apriva con Cetto e si chiudeva con Silvio che faceva ciao. Benissimo, 19 milioni di euro, era un calabrese, si dava alla politica, più era schifoso più lo votavano, più era laido, più convinceva le persone, era anche molto forte, prepotente, tutte queste maschere di mostri. Checco, che poi aveva cambiato linea completamente perché si spaventò Checco Zalone dal fatto che un politico italiano, andato a vedere chi era, disse che Checco Zalone rappresentava perfettamente l'ideologia del suo movimento politico. Andate un po' a vedere che politico era. Lì Zalone si è terrorizzato, perché quello che dicevamo noi, che era un personaggio della peggior destra, forse era vero. E infatti Zalone si spaventò e cambiò tutto, lo fece diventare scemo nel secondo film, meno vincente anche sessualmente, meno male, e poi lo fece diventare addirittura quasi sinistrorso col terzo film e chiedeva scusa alle donne, una cosa incredibile. Poi lo fece andare in Africa. Allora, mentre Checco cambia, che è diventato un mio tormentone perché io lo detestavo, poi Checco cambia e Checco ha cambiato, altre figure di queste maschere, ecco, lui, Checco Zalone è la maschera più in evoluzione, e questo è interessante. Invece alcune maschere sono state più instant e quindi anche veloci nel loro uso, come I Soliti Idioti, come Italiano Medio di Maccio Capatonda. E che cosa è successo a Cetto? Il primo film eravamo ancora un po' sotto a un treno per Silvio, e quindi diciamo quel personaggio che arrivò con un'ottima campagna marketing ci portò il film a 19 milioni di euro di incasso, ma era un periodo in cui gli italiani andavano più al cinema rispetto ad adesso. Tutto niente niente, il secondo film con questo laido calabrese cattivissimo, omofobo, Opilu, che però vinceva sempre comunque tutto niente niente, permise a Albanese di fare un po' il Peter Sellers di Dottor Stranamore. Interpretò 3 personaggi
e quindi si divertì come Sellers in quel film. E quindi c'era il trasformismo e si usciva un po' dall'ossessione di Checco. E quindi questo uomo solo al comando, questo mostro solo al comando delle maschere maschili schifose legate non è la crisi della democrazia, è la crisi della fallocrazia, la crisi del maschio italiano, di quel tipo di maschio italiano, perché cambierà molto. Sono molto curioso di vedere il prossimo maschio italiano, che già di vederlo nella rappresentazione. Comunque, quella crisi fallocratica che vedevamo in un personaggio della politica italiana, lo vedevamo un po' ovunque nella società. Era la fine, il tramonto di questa squalida figura, che purtroppo però ancora non ci ha lasciato. E il secondo film fu Trasformismo. Albanese non faceva solo Cetto, faceva anche altri due personaggi, e fece 8 milioni. Adesso è cambiato tutto. Nel 2012, dove stavamo politicamente, c'era Monti, eravamo per arrivare, era quel momento grigissimo, e stavamo per arrivare dove ci eravamo riscoperti tutti incredibilmente sobri, e amammo proprio per solo per 25 minuti la sobrietà in Italia tutti. E poi nel 2013 si arrivò a 33, la famosa elezione del finale di Non ci resta che piangere, con lo stallo, tre forze politiche praticamente in stallo come percentuali. Adesso che succede? Guardatelo, sembra un caudillo sudamericano, un po' un dittatore militare, lo vediamo sparare con le pistole, gli piacciono le pistole, e se gli piacciono, boom boom boom, lo vediamo sparare in un gruppo rock dove si è fatto biondo, sta in Germania te devi far biondo, è un trasformista, è un italiano, è intelligente, Cetto, non ha alcun tipo di morale, e non ha alcun tipo di coscienza, e anzi ha una sua ideologia molto precisa, e continua, e per lui un insulto è depilato, è un paese depilato l'Italia, cuochi, 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 sì, anche lui come il Mussolini di Popolizio nel bellissimo Sono Tornato potrebbe definire l'Italia un paese di effeminati, è diventato un paese di effeminati, c'è bisogno di un paese depilato, c'è bisogno, tornerà, non tornerà, sì, torna, ed è un film dove Cet è diventato uno qualunque, nel senso che sono così attori, sono così registi, sono così sceneggiatori, sono così performer, cantanti, showman, questi politici social di oggi, che questi qua non riescono a stare dietro. Non riescono a stare dietro, sia perché hanno un senso dello spettacolo e quindi non hanno l'indecenza che hanno i politici, i politici italiani, questi qua. E quindi o fai uno spettacolo sempre più indecente, o fai lo splatter, o fai Ruggero De Ceglie, che però era veramente era il ricordarti di che momento orribile, di che persona orribile tu fossi ogni 2 secondi senza alcun tipo di via di fuga, e dai cazzo, quindi era insopportabile Ruggero De Ceglie, e a livello proprio di metrica, stilistico, non puoi presentare un'opera del genere. Quindi, appunto, visto che questi hanno un senso dello spettacolo e lui ce l'ha un senso dello spettacolo, è difficilissimo, perché o fai lo splatter oppure non riuscirai mai a raggiungere la follia, l'esagerazione, la volgarità dei personaggi politici italiani di adesso e la follia della realtà politica italiana. Allora cambia tutto ogni 2 secondi. Già ci sono finiti sotto un treno con la satira Bentornato Presidente, Stasi e Fontana, che hanno fatto un film intelligentissimo, spietato, sull'Italia indecente, sul paese indecente che siamo diventati. Questi qua che fanno? È uno qualunque. Cioè, tu arriva e sembra proprio, sembra veramente uno d'altri tempi, e entrerà dentro un'idea di un po' di Poveri ma ricchissimi di Fausto Brizzi, cioè la monarchia. E la monarchia è possibile, ma se ci fosse il referendum oggi in Italia, allora, non siamo solo noi, è il mondo che sta un po' andando così, e infatti avete visto in Inghilterra che è successo, e viva la monarchia, in tuo culo a Cavour. Chi meglio di Cetto, che non ha alcun tipo di interesse se non i suoi interessi, per ristabilire la monarchia in Italia? Ci sarà qualcuno, un Gianfelice imparato, che con la serie 1992-93-94 è diventato un mastermind della politica, un po' alla House of Cards, perché il suo personaggio di Democristiano in quella serie molto bella Sky, che si chiude proprio addirittura andando al 2011, a quella fine anno indimenticabile del 2011, e qualunque mente il primo uscì
nelle sale a gennaio del 2011. Beh, Gianfelice Imparato dalla serie Sky è un consigliere politico anche qua. Lì lo fa del leghista Bosco, interpretato da Caprino. Qui lo fa del calabrese Cetto, che è tornato dalla Germania. Ma se fosse figlio, se nel suo DNA ci fossero dei parenti reali, allora, Downton Abbey, siamo ancora figli di Downton Abbey, siamo in un momento in cui noi democratici siamo così fragili e così desolati che guardiamo tutto ciò che è monarchia, tutto ciò che è aristocrazia, lo guardiamo non solo con desiderio, ma con profonda invidia, non tanto per non tanto per la ricchezza, ma per la semplicità ideologica, e questo vuol dire che stiamo messi veramente molto male. E dopo tutto la lotta che si è fatta, e quindi qui sostanzialmente non c'è più lotta. Cetto si trova sempre a fare le stesse cose di sempre. Depilato è un insulto. Il figlio ha dei momenti di idealismo. Lui è sconcertato. È contro il divieto della caccia. Vorrei vedere se è magnato un airone. Cetto se magna gli aironi. C'è sta il Papa, ci stanno questi massoni, ci sta questa Italia schifosa che non ci lascerà mai, sempre sul sempre su sempre vicino alla possibilità di accettare un qualcosa che non sia la democrazia. Infatti un politico italiano ci ha provato recentemente, e che non si sa mai con gli italiani. Ecco, gli italiani sono delle pecore, un gregge che segue un cane, e io abbaio benissimo. Oh, lo diceva anche Mussolini, lo diceva Ciano, che lo diceva Mussolini. Certo, gli italiani ormai siamo riusciti a completamente passare nel cinema dall'ipotesi del portaborse, non smetterò mai di dirlo. In quell'epoca quel film fu molto importante perché eravamo ancora indecisi se fosse presente una società civile sotto quella incivile che ci aveva sempre governato, meglio o peggio a seconda delle situazioni. Nel dopoguerra aiutato dagli americani, e quello fu un film spartiacque perché all'epoca ancora pensavamo che ci fosse. Poi, ed era infatti il 1990. Adesso, Bentornato Presidente, un grandissimo film, più bello di Cetto c'è, cioè, senza dubbiamente, perché è una satira tostissima. Gli italiani non sono andati a vederlo al cinema perché te facesse male vedere come ti sei ridotto. Ecco, con quel film siamo arrivati alla netta consapevolezza, insieme all'ottimo Allora Legale, che non c'è più una società civile. Anzi, è un miracolo che abbiamo ancora quello che abbiamo, perché dietro l'angolo ci può essere qualsiasi cosa, il mostro. È tornato il mostro, ma questi mostri del cinema rispetto a questi della realtà sono niente. E infatti fa veramente, è una sensazione qualunque vedere il ritorno di Cetto, la qualunque. Questo a tutti i cinematografici è molto interessante. E il nostro ragazzo calabrese, secondo me, un difetto che ha il film è: bisognava a questo punto, sì, certo, fare quello che ha fatto che Cozzalone, che Cozzalone si è auto spaventato dopo che quel politico italiano aveva fatto un endorsement devastante. Devastante, quindi che Cozzalone si spaventò per l'endorsement di un politico molto famoso sulla sua maschera, che aveva detto quello che pensavamo tutti dopo Caduto dalle nubi, tutti quelli che un po' di commedia, e cioè che era preciso per quella parte politica, perfetto, era il rappresentante magnifico, e si spaventò che Cozzalone e autosabotò il suo orrido mostro, chiese scusa alle donne. Poi l'abbiamo vista andare anche in Africa, andare a fare le figuracce in Europa del Nord, essere preso in giro da una terrorista islamica, essere preso in giro, te la faccio odorare e poi non te la do, perfetto. Ma in Caduto dalle nubi era tutta un'altra maschera che Cozzalone. Meno male che ci fu quell'endorsement, che lui si spaventò e cambiò. Avrei voluto che cambiasse anche lui. Lui doveva cambiare, si doveva partire in missione. Quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Chi lo dice che Cetto debba essere per forza sempre uguale a se stesso quando tutto cambia? Ecco, allora, questo immobilismo dello spettacolo e del senso dello spettacolo da parte di
gente bravissima come Manfredonia albanese, un po' non me lo aspettavo, perché far tornare Cetto e fargli fare un po' le stesse cose di sempre, il secondo era più acre, eh? Nel secondo c'era anche Paolo Villaggio, così lo baciamo, il secondo era, c'era questo sottosegretario di Bentivoglio, era molto molto più tosto. Questo qui è un po' più all'acqua di rose e secondo me in questo momento storico allora o fai diventare Cetto un'altra cosa, oppure insomma dovevano andare o da una parte o dall'altra, sono rimasti al centro e questo a livello cinematografico non so se è stato un vantaggio. Cetto c'è senza dubbiamente, un reato tutto mio, mi date un reato tutto mio, no, un reame Cetto, questi sono gli errori, uno scettro si aggira per l'Europa, si parafrasa Karl Marx, l'Italia è il paese che amo, questo lo diceva un politico italiano, quello che era caduto nel 2011. Attenzione perché nel finale, poi, per chi è fissato con la commedia come me, nel finale c'è un po' una cosa che fa capire che non c'è una tensione sulla maschera fortissima, e sono molto curioso di vedere la maschera di Chicco Zalone, che è cambiata tantissimo in questi anni, in che direzione andrà. Certo che questo ragazzo, che qua sembra un caudillo sudamericano, ci poteva, non lo so, poteva fare qualcosa di più, senza dubbiamente. Tornano gli attori, se siete appassionati degli attori caratteristi, sì, torna Nicola Rignanese, che è Pino, torna per poco Lorenza Indovina, torna Davide Giordano, il figlio di Cetto, che come sapete gliene ha fatte di tutti i colori. Ok, benissimo, subscribe, Cetto superato a destra, a sinistra, al centro e delato dai mostri della politica italiana di oggi e della società italiana di oggi, e questo è un problema per chi fa cinema. Be bad, ciao.